Salve a tutti ragazzi, da vostro Mazinga Z e bentornati qui sono parte di Banner Saga. Qui con noi come al solito la nostra Marti. Salve Allora, continuiamo dove ci eravamo interrotti l'ultima volta, cioè alle porte di a tutti! Frostfell. Frostfell, perfetto, perfetto, perfetto. Che non potevamo entrare perché hanno chiuso le porte, ci hanno lasciato fuori! Bastardi. Mentre scende la neve! Abbiamo comprato già la Sì, rosa. avevi 7 preso giorni, 7 perfetto. giorni. Quindi, Ti cancelli. avvicini alle porte dove si sono riunite centinaia di persone. Nello spazio di fronte alle porte, insanguinati e calpestati, giacciono diversi corpi trafitti come puntaspilli, ignorati come se fossero sempre stati lì. Gli arcieri sulle mura rendono evidente che nessuno entrerà. Uomini e donne al di sotto chiedono alternativamente pietà e buonsenso quando non lanciano pietre e maledizioni. Iver, ti aspetti davvero di poter aprire queste porte sballate? No, facciamo cercare di sapere di più della folla. Eh sì, perché adesso vogliamo scoprire che cosa succede. Trascorri un'ora parlando con diverse persone, tutte raccontano la medesima storia. Un paio di giorni fa il capotribù si è chiuso dentro, ha sbarrato le porte e rifiutato ulteriori profughi. Hanno anche enormi depositi di provviste là dentro, aggiunge un uomo. Li stanno solo accumulando. Ah, gridare alle guardie la vedo inutile, sfondare, moriamo tutti. Te ne vai dalle porte e provi qualcos'altro. Lasci la folla e ti dirigi di nuovo giù dalla collina. Ci sono un sacco di persone radunate ai dormitori, dice Odrif, indicandole. Forse possiamo trovare aiuto là, o almeno renderci utili. Ce l'avevi già detto, grazie. Quindi andare dove? Non ho capito. Sì. Al market no. Arrest? No, infatti. No, resta. E riposare? Cioè, sì, riposare, però in teoria non. Cioè, dormitori, in teoria se faccio rest, faccio i dormitori. Secondo me, vabbè, Sì, proviamo. proviamo. Sì, trascorri un'intera giornata presso i dormitori. Ognuno ti racconta la stessa storia. Il capo tribù si è rinchiuso nel salone e ha sbarrato le porte. Ci sono un sacco di feriti qui, aggiunge Alette. Dobbiamo aiutarli. Il Schiaffi. dormitorio è pieno di profughi, malati e feriti, e di rumore. Di rumore. Hai L'hai visto detto. come l'ho sottolineato? Ma ci prendiamo pure dei Dai. Alette e Odlif trascorrono la giornata assieme ad altri della carovana, curando ferite, la maggior parte delle quali causate dagli arcieri alle porte. Ho sentito da una donna che la città sta inviando dei carretti di cibo, ti dice Odlif. Potrebbe essere un modo, risponde Iver. La prossima volta che invieremo un carretto lo riporteremo indietro. Odlif protesta. Oltre a provocare uno scontro, probabilmente significa meno cibo per i rifugiati. E se ci confrontiamo? Sì. L'aspetti e ti confronti? Tieni giù la spada finché non ce ne sarà bisogno, dice Iver. Faremo un accordo, a meno che non cerchino la lotta. Presto, il giorno successivo, noti un altro carretto che lascia le porte della città. Dopo che hanno gettato i loro scarti ai rifugiati, ti avvicini. Fermo, il mio amico vuole parlare con te. Non è quello che voglio io. Credo di immaginare il perché. Se avessimo saputo che c'erano tanti combattenti e VAR qui, Ekkil avrebbe potuto farvi entrare in città. Quindi forse urlare alle guardie serviva. Chi è Ekkil? Sì, esatto. Scusate. È lui che comanda lassù. Comanda cosa? Meglio lasciare che sia lui a spiegare. Bene, andiamo. Annuisce, lo segui fino alle porte che si aprono per voi. Appena mettete il piede dentro, un uomo vestito di nero fa un passo avanti. Oddio! Guarda che c'ha un tic all'occhio! Aspetta, T'ammazzo! T'ammazzo! questo? L'uomo ordina alle sue guardie di chiudere di nuovo le porte prima che altri rifugiati se ne accorgano. Hai detto che volevi combattenti? Avete sentito del capotribù? Abbiamo sentito che si è nascosto nel salone. Oh, Fatti! davvero? Penso intendi che sia nascosto in una tomba. Sta mangiando vermi, se non fosse chiaro. Cosa sta succedendo qui? Appena hanno sentito che i distruttori sono in arrivo, chi non poteva maneggiare un'ascia ne ha presa una in testa. Questa è la storia in breve. Quindi hanno massacrato quelli che c'erano dentro. Madonna. Almeno tre clan qui sono in guerra per pascolo e cibo, e i peggiori sono i Val senza Dio. Dà un'occhiata ad Iver e alza esageratamente le spalle come se stesse semplicemente affermando l'ovvio.
Siamo più in pericolo qui che là fuori. Senti, ero il responsabile qui prima che le cose andassero a rotoli. Avete gente che sa combattere, avete il vostro Val. Questo conta qualcosa. Posso tenere i Nova Postri al sicuro nel salone. Sempre che non voglia ucciderli. No, ma non mi sembra... Cioè, è cioccato di testa, ma non mi sembra malvagio. Voi combatterete per me e per riprendere Frostvel. Non prendo le parti di nessuno. Troppo difficile dire quando i bravi ragazzi diventano cattivi. Bene, fate un po' come volete. Che me ne importa? Tutto quello che voglio fare adesso è andarmene da queste dannate strade. Mi sono morsa all'interno del labbro mentre facevo Ekil. Pensa quanto è fuori di testa. Pensate bene a quello che volete. Allora, se diciamo di sì, dobbiamo entrare a Frostvale e combattere. Se diciamo di no, restiamo al freddo e al gelo. Con i distruttori che arrivano. Possiamo dire, ce ne staremo per conto nostro dentro Frostvale, soprattutto siamo tanti. Però non so se è d'accordissimo nella cosa. Beh, Ivar sarebbe sicuro d'accordo. Sì. Visto che non gli piace il tizio. Guarda come lo guarda male. Proviamo. Ce ne staremo per conto nostro. Dentro Frostvale. Puoi sentire Ekil misurarti sul posto con la mano che accarezza l'ascia. Poi sbuffa dal naso cambiando idea. Buona fortuna allora. Spero che non ci incontreremo di nuovo lontano per gli stessi scarti. Con le porte chiuse, Ekil e i suoi uomini scompaiono nei vicoli bui. Spero che sappiamo quello che stiamo facendo. Faremo il meglio che possiamo, Ivar. Oh, capitolo 3, una notte insonne. Mi sembra se shifty per tipo 20 anni agli altri. Shifty? Cioè, tra 20 anni dopo? No, si shifty, si cambia. Ah, infatti stiamo shift. Ma per tipo ore. Quelli lì adesso rimangono lì per... Penso che non sia mai arrivato io a riprendere loro. Ecco, siamo tornati. Sono riuscito a reclutare più guerrieri di quelli che volevi a Strand e più armi. E anche provviste extra. 100 armi, 100 combattenti, 200 provviste. Ti riprendi realizzando solo ora che Mogra ha parlato con te. Da quando è morto Vognir, tutti cercano te per prendere decisioni. È faticoso. Ekon! No, adesso giochiamo no, con Ekon. Ekon. Ti ho sentito? Scusami, sono un po' stanco. Scusami, sono un po' stanco. Andiamo avanti. Dicevo che i Varl hanno inviato a Strand. Abbiamo inviato a Strand. Oddio, da una vita che non... È talmente tanto tempo che non li vedo più che non ricordo più le loro voci. Problema è che succederà tantissimo anche con Rook e gli altri. Perché... Ok. Bella la narrazione che si interrompe, però perdi completamente il filo di quello che sta succedendo. Dicevo che i Varl che abbiamo inviato a Strand sono tornati. Il governatore ci ha dato quasi tutti quelli che volevamo. Molto bene. Molta resistenza da parte del governatore? Un po'. Non credo fosse felice di comprare i combattenti usando il suo denaro. Ha anche insistito perché prendiamo uno dei suoi leccapiedi perché sorvegli la sua proprietà. Eric. Un uomo di nome Eirik. Te lo ricordi? E il tizio! Eirik. L'ho incontrato. Sembrava abbastanza competente. Più del principe che ha fatto uccidere il re di Varl. In ogni caso, il governatore dovrà passarci sopra se non vuole i distruttori a invadere le sue strade. Abbiamo fatto fuori tutti i distruttori che vagavano da queste parti mentre eri via. Allora basta con le chiacchiere. Il principe... Come si chiamava quello di Game of Thrones? Il biondino figlio dei... Joffrey Ludin Ermellino. Sei sicuro che la tua guarita sia guarita? La tua guarita sia ferita. Sono d'accordo. Sono andato e storto già abbastanza cose. Se succede qualcosa al principe durante una missione di pace, l'alleanza andrà in frantumi. O peggio. Vognir è morto. Non hai nessuna ragione per rimanere. Però siamo in missione. Abbiamo un'alleanza da portare avanti. Però sono convinta che si diciamo, hanno ragione, ritorna Strand e vai a casa. Cazzo. Ludin decide da solo. Non faremo altro che rimandare e io non voglio soffrire per i distruttori una seconda volta. Portateci alla strada degli erranti. Oppure fate il vostro lavoro e massacrate i distruttori.
Ludin si gira bruscamente con le sopracciglia aggrottate, poi marcia fino al suo cerchio di tende e a suo seguito. La strada degli erranti non è un'opzione con questi in giro. Potrei spaccare il cranio di quel ragazzo con una mano sola. Se Ludin non sarà dissuaso, dovrai occupartene tu. Non lasciare che Ludin ti crei grattacapi. Andiamo, sono stufo di guardare questa schifezza. Cosa dico ai guerrieri, Hakon? Copriremo la montagna con i cadaveri dei distruttori. Scegliete che tono dare a Hakon. Digli che non ci fermeremo finché non avremo ripreso Schlitt. Tu sai cos'è Schlitt? Non è il luogo dove si trovano in questo momento? No. Cos'è? Boh. Non ho un'idea, per quello ti dico boh. Beh, visto che fino adesso Hakon è sempre stato un po' sul... Sull'uccidiamo il mondo. E continuare sull'uccidiamo il mondo. Bene, dai, l'ordine e partiremo. L'umore è alto. Sempre alto. 185 combattenti, 466 Varl, 65 giorni di provviste. Qui c'è Mogre e qui c'è Ubin. Vai. A me cocco. Ti chiederei come hai preso la morte di Vagni, ma conosco già la risposta. Davvero? Caro vecchio Mogre, conosco molti di questi Varl, ma non sono sotto il suo mio comando. Erano venuti per seguire Vognir. Posso dirti la verità? Non vorrei essere nella tua posizione. Cosa chiedi? Pensi che finiremo in una trappola mortale? Con tutti questi Varl? No, dovremmo essere a posto. La situazione però potrebbe complicarsi. Non mi piace essere quello che manda i Varl a morire. Mi piace preoccuparmi per me, questo è tutto. Chi si aspettava che Vognir cadesse così contro un paio di distruttori? Mi sto chiedendo ancora cosa sia successo. Aveva ucciso centinaia di distruttori, non capisco. A volte succede e basta. Niente di che. Sono sicuro che ha sorpreso lui più di noi. Secondo me qualcuno ha fatto la vigliaccata. Boh. Adesso se... Anche se mi chiedo... No, non importa. Comunque, mi occuperò dei guerrieri. Tu pensa a non fare qualcosa di stupido. Questo è chiedere molto. Ma stai per dire qualcosa di Vognir? Preferisco non parlare, Hakon. Perché no? È il genere di cose che ti farebbe rimuginare e ora devi mantenere la mente lucida. È meglio se lasci che me ne preoccupo io. Sembra importante, dimmelo. Com'è morto Vognir? È finito in mezzo ai distruttori e non se l'aspettava. Quando l'abbiamo trovato era disteso a faccia in giù, come se fosse stato colpito da dietro. È stato davvero abbattuto da un distruttore qualsiasi? Chi altro c'era? Pensi a Ludin? Sì. Probabilmente non l'ha fatto, ma... Cazzo! E chiedo scusa! Scusami! Dovrebbe essere sul tuo canale, non però. Non frega proprio tanto. Me. Dobbiamo tenere d'occhio quel bastardo! Se vedi qualcos'altro, dimmelo. Lo farò. Direi che quello che ci interessava l'abbiamo saputo. Uh-huh. Fammi sapere se hai bisogno di qualcos'altro. Lo farò. Sapevo che Ludin era un pelo carogna, ma non mi aspettavo che fosse così carogna. Che ne sai, beh, se è stato veramente. Tu lo conoscevi bene, non è vero? Vognir? No. Ah, beh. Non lo so. Mi ricordo di lui. Sempre a correre in giro per affari importanti, ma non l'ho mai conosciuto. Non abbiamo mai avuto la possibilità di parlare molto. Più di quanto abbia fatto io, in ogni caso. Suppongo di sì. Quando lui parlava, i Varl ascoltavano. Questo lo sapevo. Quello mi farebbe comodo. Lo scrivano si appoggia indietro, considerando quell'affermazione. Ho visto di peggio. Ti rispettano per la tua capacità di maneggiare un'ascia. Devono imparare a rispettarti per le tue azioni. Ma non stai parlando con il Var giusto. Mogre ne sa molto di più. Il massimo che posso fare io è tenere una penna. C'è qualcosa di interessante da sapere? Boh, che ne so, io non mi ricordo. Allora, lui, se non mi sbaglio, scriveva... Ah, aspetta! Stava scrivendo un diario. Che cosa intendi? Cosa scrivo? Scrivo quello che succede. Se è per questo, c'è già lo stendardo di Arberrang.
Intendi il lungo stendardo? Sì, i riparatori hanno creato qualcosa che scrive la propria storia. Vuoi la mia opinione? Non mi fido. No? Racconta la storia in generale, manca qualche dettaglio. Quale storia descrive? La mia? La loro? Quella di Ludin? Che gli dèi ce ne scampino? Ah, vecchia reliquia. Gli dèi sono morti da molto tempo. Oh, davvero? Vecchie abitudini, suppongo. Cosa pensi sia successo al sole? E per gli dèi, come faccio a saperlo? Non avevo mai visto niente di simile. Sei preoccupato? Alcuni var della carovana pensano che il mondo stia per finire. Altri pensano che sia la cosa migliore che poteva capitare. Niente più mesi bui. Oh, certo. Se è la fine, io sono pronto. Che ne sarà di noi altri? Tutti all'inferno. Ah! Non vuoi sapere niente del passato di Ubin? Ok. Non ci ho pensato, devo essere onesta. Però se non mi sbaglio. Ah no, non si può più parlare. Si pensava che una volta era terribile. Sì, era tipo un combattente fortissimo Ubin una volta, mi pare. Eccolo, Eirich. C'è il nostro Cioè, Gundolf è fantastico l'unico che Gunnulf. livella, perché... Il nostro amato Gunnulf. In realtà dobbiamo promuoverlo, Ah, Eirich. vai. Ok. Ah, che aumentiamo? Lui ha tanta forza. Ma lui cosa sa fare? Scissione. E impatto pesante. Mi è piaciuto più forte che ogni nemico adiacente subisce un danno alla forza. Compreso se la grande come un palo istruttore capo 4 caselle si possono colpire potenzialmente più vittime che appena si vede, giusto. Messo di guerra più forte di un guerriero, non manca mai il bersaglio. Può essere devastante infliggendo più danno alla forza e più danno all'armatura del bersaglio, oltre ai danni extra per impatto pesante. Ah, ok. Ah, quindi se così. Ok. Carina, ma molto situazionale la mossa. Possiamo dargli 10 di armatura, 5-15 di forza. Poi. No, no, no. Perfetto. Bene! Quanto abbiamo fatto? Ridendo e scherzando. No, Direi che poco. poco. Sì. Dobbiamo andare avanti. Non penso siamo neanche a 15 minuti. Ok, che cosa facciamo? Ci andiamo. Ce ne andiamo. Beh, Ci mancava soltanto Ludin che può essere un sospetto di aver assassinato il principe. sì. Ludin non troppo. Guarda là, dice Mago, tra le colline e altri distruttori. Non più di una dozzina, però. Possiamo facilmente passare. Oppure correre lassù e massacrarli. Ludin, ascolta. Questa dozzina di distruttori va in direzione di Strand, dice. Gli chiedi quando ha iniziato a preoccuparsi per Strand. E risponde: io no, pensavo lo facessi tu. Andiamo. Cosa? Andiamo. Ce ne occuperemo noi. Sì. Andiamo. Dove si livella? La carovana si ferma e aspetta mentre conduce un piccolo distaccamento su per la collina a occuparsi rapidamente dei distruttori. Dice a Ludin di rimanere con la carovana. Lui incrocia le braccia, mormorando qualcosa a proposito dell'essere trattato come un bambino. Giusto così. Ok. L'ordine lo vuoi tenere così? Ma sono tutti combattenti in mischia, quindi l'ordine è abbastanza superfluo. Eirik, cosa. Ops, no. Eric baffa. Ridà volontà agli alleati. E può passare attraverso le unità alleate, quindi è meglio che agisca per ultimo. Ok. È un fante. Gunnulf, il nostro grande eroe, ha il famoso Tempesta. Boom. Adesso è livello 3 e colpisce fino a 4 Non nemici. è livello 3. No? No. Però lui è livello No, 3. lui è livello 3, ma Ah, l'unità è non. livello 2 forse. Poi abbiamo Mogg. Lui ha Porta Dolore. Ah sì, è quello che attacca con lo scudo. Colpisce con la mazza. Quello che colpisce con lo scudo è quello che avevamo prima. E questo è Istituisci quello che anche l'altro. il favore. Pronti? Vai. Prego, tocca a te. Vediamo. Sperando che non siano veramente una dozzina, perché sono una dozzina, siamo morti. Ah No. no, sono 1, 2, 2, 3, sono 4, 3, 5, 6, 6, 7, sono 8. 9. 8. 2, 4, 6. Ah, hai ragione, sono 8. Questi sembrano 3. Sì, sembravano 3. Scusa, guardavo le teste e non i quadrati. Hai visto che Allora. faccia che siamo proprio sopra una montagna? Aprite lista, 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 lista. Allora. Come siamo sistemati male, sempre e comunque. Va bene.
Allora, Ekon. Chi è il prossimo dopo di lui? Ah, devo usare per forza volontà? Però siamo a un morale alto, quindi abbiamo due di volontà extra gratuite, ok. Quello là. Quindi forse conviene andare a mazzolare questo qui. Allora, ti ricordo. Allora, questo qua di sicuro non raggiungerà nessuno. Mm. Perché è troppo lontano, così come quei due. Quindi abbiamo più tempo di occuparci anche di questi e di questi. Cioè, quindi direi che va bene, questo porti qui. Spendo un punto volontà, ma amen. Concessione, vedo che faccio qui. 100% di probabilità danni più uno forza e più un'armatura bersaglio più un'armatura a impatto pesante. Ah, ok, quindi non serve a niente finché non sono contro più nemici. Gli fai un male incredibile, lo 9, sai. 9 però, e 9 non mi serve niente, quindi non sto neanche a spendere la volontà. 7 danni. Hai fatto... Se la vuole prendere con Airic, come sensazione. Sì, di solito cercano sempre di uccidere quelli più deboli. 17 di vita e 17 di danno fa. Mogre purtroppo è lento, quindi il prossimo saranno quelli, uno di quelli dietro. Esatto, quello dietro non arriva comunque ad Airic per fortuna. Niente, no, se la prende con Gunnulf. Ah, povero Gunnulf, mazza. Che mazza. Scusate, non toglie molto in effetti Gunnulf. Perché ha tantissima armatura. Picchia. Eccoli. Vabbè, lo possono fare pochino. Airic in realtà forse riesce a ucciderlo quello lì. Questo? Sì, ce la fa. No? Sì, ce la fa. Se spende due punti volontà lo uccide. È comodo. Però poi lui deve spendere. Eh sì, anche quello è vero. Chi è il prossimo dopo Airic? 5 su 4 in effetti potrebbe fare. Sì. Quindi uccido. No, lui non ce la fa. Non ce la faccio. Vabbè, uccido lui con lui con Airic. L'animazione è palesemente quella di Rook. Di Rook. Esatto. Allora, Ekon. Devo spendere due forze di momento. Bene. Il compenso gli fai di nuovo un male incredibile. Sì, ma potenziarmi non serve a niente. Comunque farei 8, non lo uccido, quindi già che ci siamo faccio 6. BAM! Merda. Ma con Gunnulf. Oh, se la prendono tutti col povero Gunnulf, però così potrà fare tempesta. Sì, gli toglie pochino fino a tempesta, perché questo qua ha un sacco di armatura. Cioè, ok, può far danni a questo. Era solo aiuto. Porta dolore. Temo però che mettendolo così rischi di mettere Mogr in traiettoria. Ti ricordo che Tempesta è a giro, così facendo non lo aiuti. A meno che non riesci a trovare un modo di girarlo. No, perché colpisce tre nemici Tempesta sul livello, quindi c'entra anche Mogr. Sì, ma che puttanata, cioè, deve combattere da solo. Muore se combatte da solo. Vabbè, tanto ormai non posso spostarlo, quindi. Oh! Se ne va. 6 danni. 7 danni. No, beh, 7 danni non ha molto senso. Vai, fai prima uccidere l'altro. Non lo uccido, faccio 3 danni. Ma dai. Ho tanta armatura. Ho 10 di armatura, sti qua, ho 6. È perché quello bianco sì, ha più armatura degli altri. Tocca a Airic anche arrivare qui. Può aiutarmi a ucciderlo. Spero. Scusate. Sono anche un pelo spaventato. Sì, ok, riesco a ucciderlo. Vai, Airic. Tacca. Tacca. Ma porco Giuda, 80%. Va bene. Ho sprecato un sacco di punti volontà, quindi ottimo. Questo muore. Bravo Eko. Perfetto. Oh, meno male che ha deviato, per fortuna. Non ti posso uccidere, ma posso continuare a spaccarti l'armatura. Adesso direi che con un colpo di Gunnulf dovrei poterti uccidere. Infatti Gunnulf ti può uccidere. Ma chi tocca?
prima che agisca lui c'è Eirik, che può ucciderlo. Di nuovo una percentuale di ucciderlo. Però questo può ucciderlo solo lui. Facciamo così. Quello bianco non è morto. Rieccomi, come sta andando? Ci riprovo. Ho un 80% nell'ucciderlo. No, devia di nuovo. Due volte, 80%. Azzo, uno più vedo male. Giocare con le percentuali, come sempre, a me porta bene. Cioè, io sto mettendo Econ qua in mezzo in modo che prendano botte. No. Scusa, Scissione, non faceva entrambi? Sì, a quelle adiacenti. Loro non sono adiacenti. Giusto, è vero, perché sono in diagonale. Già. Merda. Odio la cosa che i nemici in diagonale. No, l'altro lo fai di più danni, fai più danni a quello 7. Sì, ma non muore lo stesso. No? 9. Ah, è vero. Qui ci siamo, facciamo danno a quella che più vicino. Niente. Non gli piacciono. Sì, sì. Adesso però puoi spostarlo. E una volta che lo sposto non posso uccidere lui. Cioè, lo posso mettere qui per fermare loro. Al massimo. Non puoi fare. Ah, è vero, tu non puoi fare impatto pesante. Non puoi fare impatto pesante su quello bianco. Pigli Eirik. Lo metto qui per difendere gli altri. Ci porta dolore, quindi potenza e restituisce il favore. Prima attaccherà. Lo, figurati se. Cioè, in teoria avevo Devia tipo 90. Devia al 70%, ovviamente non funziona. 50%. Io ho 50% di colpirlo, più o meno tu 70% di colpire. Lo sposterei con... Non posso. Ah, perché è tutto bloccato? Sì. No, che palle! Lo so. Mi sa che Gunnuf ci lascia in questo episodio. No, soltanto ho visto che non può, non, la gente non può morire nel combattimento. Sì, però non rotondi. Esatto, cioè. Solo lui colpisco, no? Strano che ce l'abbiano solo con Gunnuf. Solo con Gunnuf. Sì, gli altri stanno completamente ignorando. Sì, Gunnuf fa giù per forza. Cosa vuoi provare? Uccido questo, funziona. Ok, adesso. Ah, non ho punti. Non ho più volontà. Quindi non posso. Quindi rende Eirik relativamente inutile. Vabbè, un danno facciamo. Sì, niente. Ah, oh, attacca Eirik sto qua. So, finalmente qualcuno attacca gli altri. Uccidilo. E questo uccide. No, togli uno. Uno! Gunnulf! Mogr. Si tiene con lo sputo. Mogr ce la fa a uccidere quello lì. Se, due, tu gli fai due. Ah, oh, finalmente! Ok. Ah, no! Ah! Così? Per decisione del computer, perché nel turn order non c'era quel distruttore. Decide che devi agire prima di me. Vabbè, tu riposati così ripristini volontà. E prendi botte. Econ può fare. Ok, Econ può uccidere questo. Uccidere questo. Ok. Sì. Adesso se la prendono con Iris. Adesso la prendono tutti con. Boh, cioè. Non capiamo queste scelte del computer. Sembra che l'intelligenza artificiale si focalizzi solo su un avversario alla volta. Non mi sembra proprio. Mi sembra un po' una traiata. Cioè, almeno quando ho giocato io non era così. Tutti attaccavano tutti. Cioè, comunque attaccavano quelli più vicini. Vuoi allontanarlo? Devo allontanarlo, sennò lo gioco anche lui. E tu sei morto. Povero Bullo. Ci calpestiamo il suo cadavere. Prima che non dovrebbe essere ferito, non molto. A meno che la sfuggire non cambia. Fallo riposare, vabbè. Ma io l'ho già fatto riposare, perché non ha ripristinato la volontà? Vabbè. Potevo usare il corno, in effetti, vabbè. È morto. Olè. Bene, vittoria. Allora, Mogr e Econ. Sì. Tanta. 10 di fama. Non è poco. È un livello. Ah, se ci accampiamo già. Econ! Puoi sentire i passi pesanti.
i pesanti passi di Ludin mentre alzi il campo e ti prepari. Possiamo parlare? Da uomo a uomo? Possiamo provarci. Mi sembra evidente che hai intenzione di uccidere un sacco di distruttori lungo la strada. Ho ragione? Non ti sbagli? Sì, infatti. Allora ascoltami attentamente. Non dare per scontato che solo i Varro possano combattere, mi hai capito? Stiamo portando la mia bandiera a Grofheim, la bandiera di Arberrang. Insisto per unirmi alla battaglia. Quasi scordato al tuo primo incontro e pronto per altri? Come vuoi tu, principe. E mi aspettavo più resistenza. Da Vognir, forse. Mi hanno detto che sei il suo Kendr. Ecco perché sei il capo ora. Una sorta di parente prossimo. Non hai ereditato le sue responsabilità? Questo non significa che mi interessi. Non cosa ti succede. Scusa, l'ho detta proprio francamente. È meglio che inizi a farlo. Saremo entrambi re un giorno. Questa è l'ultima cosa a cui ho bisogno di pensare in questo momento. Ludin ti guarda come se gli avessi dato un pugno in faccia. Si dirige dalla sua tenda prima di dire qualsiasi altra cosa abbia per la testa. Ok, ci stiamo accampando. Grazie. Ci stiamo accampando. Hai ricevuto alcuni personaggi con sforzo elevato. Sì. Sì, grazie, lo so, funziona uno sforzo. Sì. C'è anche una donna. Parliamo con la dama in rosso. Che è il seguito di Ludin. Irsa, giusto? Narciere. Lei guarda mentre ti avvicini, si tira indietro e punta il pollice verso la tenda di Ludin. No, sono qui per te. Oh, carino, sexy. Sì, ho sfregiato. Fa parte del fascino. Possiamo parlare? Irsa fa un cenno di no con la testa, con il sorriso sulle labbra e le palpebre basse. Perché no? Non posso. In queste due parole curiosamente contraddittorie ricavi due impressioni. Lei ha una bellissima voce, come ossidiana. E questa potrebbe essere una completa perdita di tempo. Ti guarda in attesa. Sì, non so perché si è mancato del dialogo, perché in teoria dovrebbe già esserci che lei la guarda il corpo di Ludin, che usa le frecce incendiarie, comunque appunto chiediglielo. Sei la guardia del corpo di Ludin? No, e lui è la mia. Prima che tu possa confonderti, lei scoppia in una risata brusca e rumorosa, poi ti guarda un po' imbarazzata. Tu sei la sua guardia personale, però. La sua espressione cambia in ovviamente. Com'è fatta a finire con uno come Ludin? Fortuna. E a proposito... Sì, che la usa per incendiare. Lei alza un sopracciglio. Varlo e fuoco non vanno d'accordo. Ottieni solo un'alzata di spalle. Se hai intenzione di usarle... Lancia una freccia con un movimento del polso così lesto che non lo riesci quasi a cogliere. Improvvisamente un uccello brucia sull'albero dietro di te e cade a terra fumante. Metà del campo si è voltata a guardare. Non dirmi di non farlo. Perché non la puoi uccidere? Vabbè, ha parlato, quindi bene, ciao. Bene, è stato un piacere. Lei incrocia le braccia, la mano sul mento e inchina la testa di lato. Alla prossima, Irsa. Econ, ti fermi e guardi da sopra la tua spalla. Sono una strega. Quindi, fai attenzione. Perché non la puoi uccidere? Si mette l'indice sulle labbra con un lieve shh. Te ne vai, non del tutto certo su cosa pensare. Poi è anche utile in combattimento, però mi dà fastidio come persona. C'è un altro varlo. Hai un momento? Come ti avvicina Bersi, che sembra il nome di un cavallo, lui abbassa il libro che stava leggendo. Non ti sembra un tipo intellettuale? Tu sei Bersi. E Gunnulf è il fratello di Gunnulf coi capelli neri. Dai. No, fratello di Econ, veramente, perché è la stessa arma. Ah, è vero! E lascia con lo stesso ricatto. Però tu lo conosci. Comunque. No. E tu sei Econ. E almeno questo è chiaro, giusto? Ho alcune domande. Dimmi cosa vuoi sapere. Cosa ci fa un farla a lavorare per Ludin? Cosa ci fa un Varl a lavorare per un altro Varl? Che differenza fa? Mi sanno di mercenari proprio a piena potenza. Sembra che in questo momento tu sia il capo, quindi fammi un favore e non far uccidere Ludin. Ci tieni a lui? No, ma tu fallo lo stesso. Vabbè, ciao. Non ti tratterò. Mi sta sulla minchia, mi sta a versi invece. Ho capito, ma deciditi, ciao. O lei o lui. Ho tutte e due.
Non sono dove voglio essere, non dimenticare ciò che ti ho detto sul mantenere Ludin in vita, capito? Mentre ti allontani, non puoi fare a meno di chiederti se c'era una punta di minaccia dietro a quella seria richiesta. Ma li affronteremo, boh, chi lo sa. No, combattono con noi, sono i suoi eroi. Heroes! Guarda quanta bella gente. Gunnuf, 3 giorni. Sì, mica Gunnulf, porca. Allora, promuovi! Fama 10, minchia! Sì, per passare dal livello 2 al livello 3 serve 10. Vai! Ah, così, Sì. secco! E la si è potenziata. A livello 2? Sì. Ok. Più una forza. Più rompi armatura. Credo che anche Mogro. Al pelo, ma sì. Il problema è che sta cominciando a finire la fama. Esatto. Mogre, tu sei Maestro di puramente scudi. maestro di scudi, spezza scudi, robe così. Aumentiamo io spezza scudi. Va Aumentiamogli lo spezza scudi a 4. bene, mi fido. Dimmi tu se vuoi cambiare qualcosa. Ok. Ok. Non direi che va bene. Vediamo gli altri solo al volo. Povero. Gunnulf deve teleportare le balle. Maestro. Non ci Ah, va. così Ma guardiamo. tanto Gunnulf via. Ecco. Allora, Ayrik ha ucciso uno, quindi resta così. Ludin ha 2 di sforzo, 5 di volontà, 1 di rompiscudi, 10 di vita, 8 di armature. Beh. E a trafiggere. Trafiggere spingi. E spinge di una casella per E ora. lo E fa sanguinare se si muove. poi c'è incoraggiamento. Ogni incisione incoraggia gli alleati a combattere più forte, garantendo un punto volontà al lanciere e agli alleati adiacenti. Carino. Arciere da assedio. Allora, Cori ardenti. L'arciere da assedio lancia su un'area di 5 caselle scorie che esplodono immediatamente. La casella bersaglio subisce il danno sotto indicato. Le unità adiacenti subiscono un danno alla forza di 2. Lascia inoltre carboni ardenti in posizioni casuali su caselle libere. Se il bersaglio è una casella vuota, i carboni appaiono prima su quella centrale. Camminare sui carboni ardenti provoca un danno alla forza, credo anche agli alleati. Sì, certo. E E questo è poi quello puoi dell'arciere, sciorare. tranquillo. Ok, sì, come ogni arciere ha delle statistiche che fanno schifo. Anche Io lui è sinceramente mo. questi personaggi con grande sforzo non li vedo, hanno tutto 1 o 2. E lui è Gunnulf. Anche lui ha tempesta. Però vivi con Gunnulf. Eh sì, l'ho ammalato che Gunnulf è morto A 3 giorni, praticamente. povera E stella. infatti, cioè 3 giorni sono tantini nel gioco. Ok. Direi che sì, adesso a questo punto possiamo chiudere. Lui Sì. sì, assolutamente. Sono io? Eh Ah sì, sì, sei tu. ok. Quindi, grazie per aver visto il video. Vi rimando al prossimo episodio che sarà sul canale di Martis. Quindi mettete un mi piace, commentate, diteci se vi sta piacendo la cosa, scriveteci consigli e cose varie, dato che noi stiamo giocando abbastanza a caso. E ci vediamo la prossima volta sul canale di Martis. Ciao! Ciao! Ok. Oh, l'abbiamo fatto! Wow! Mi fa impazzire questo lato del gioco dove tutti si odiano? Era più interessante l'altro.